Intervengo sulle dichiarazioni di inammissibilità. Gli emendamenti in questione dicono una cosa molto semplice, la possibilità di chiedere alla Corte Costituzionale un parere di legittimità costituzionale del provvedimento. Il primo emendamento dichiarato inammissibile è un parere vincolante, il secondo un parere non vincolante. Ora le pongo questa domanda, Presidente. Lei come giustificazione ha indicato un articolo della Costituzione, l'articolo 134, che disciplina le competenze e le prerogative della Corte Costituzionale. Praticamente mi sta dicendo che l'Ufficio di Presidenza della Camera ha fatto una valutazione di costituzionalità. La prima cosa che mi viene in mente, Presidente Giacchetti, è da dire: ma come mai l'Ufficio di Presidenza della Camera ha fatto una valutazione di costituzionalità e quest'Aula non ha fatto una pregiudiziale, che non la chiamo di costituzionalità, ma non ha fatto una pregiudiziale per valutare un testo che era completamente differente dal testo cosiddetto tedesco in cui è entrato in aula, se non per la norma sul Trentino per cui il PD ha fatto cadere il tedesco, ma che poi l'ha mantenuta nel cosiddetto Rosatellum. Io sto dicendo, Presidente, che l'Ufficio di Presidenza della Camera non ha come prerogative quelle del vaglio di costituzionalità e che di conseguenza questo emendamento quantomeno doveva essere valutato in una questione pregiudiziale dall'Aula parlamentare. Perché io le dico anche, Presidente, che nello stesso testo ci sono dei passaggi dove si indica, ad esempio, il capo politico che vengono fatte salve le prerogative dell'articolo 92, che sono le prerogative del Presidente della Repubblica, cioè gli si dice si può candidare, indicare un capo politico della forza politica, salvo le prerogative, perché sotto sapevate voi che l'avete scritto, che è sostanzialmente un candidato premier, tra l'altro lo fate anche pregiudicato per reati dolosi, cioè come ad esempio un certo Berlusconi. Ma fatto salve le prerogative. Quindi, perché non sono fatte salve le prerogative dell'articolo 134 sulla Corte Costituzionale? Cioè, lì dite che può essere forzata una prerogativa del Presidente della Repubblica, fatto salve le prerogative del Presidente della Repubblica. Qua ci dite che non si può chiedere un vaglio di costituzionalità, un parere alla Corte Costituzionale, perché non sono fatte salve le sue prerogative. Ma signori miei, ma che cosa stiamo parlando? E in più non avete permesso a questo Parlamento di fare la pregiudiziale. Io, Presidente, le chiedo o di sospendere l'Aula o di convocare una giunta per il, o comunque di valutare la possibilità di accettare la nostra richiesta di mantenere in piedi un emendamento. Noi stiamo cercando di dire semplicemente che forse è meglio che l'Italia non si trovi con un altro Parlamento illegittimo votato con l'ennesima legge elettorale. Se voi ci dichiarate inammissibile questo, dovete dichiarare incostituzionale quel passaggio, perché noi chiediamo un vaglio preventivo alla Corte, fatte salve le prerogative della Corte, ex articolo 134, che voi dichiarate aver noi violato. Allora avete violato anche le prerogative del Presidente della Repubblica. Quindi, per una, chiamiamola, omogeneità normativa del provvedimento, io penso, Presidente, di aver indicato tutte le ragioni per le quali mi pare evidentemente chiaro che, se è stato accettato quello nel testo di legge, debba essere accettato anche questo. Il motivo politico in più che sottolineo, Presidente, è quello che sarebbe meglio che la Corte Costituzionale, questa legge qua, che voi approvate con le forzature del 1923, venisse vagliata preventivamente dalla Corte Costituzionale. Grazie, Presidente. Sull'articolo 89, Presidente, che di certo lei conoscerà molto bene. Ossia, è vero che la Presidente che ammette gli emendamenti e quindi la sua eventuale inammissibilità. E lo fa secondo l'articolo 89 del regolamento, che cita testualmente che siano formulati con frasi sconvenienti, cosa che non mi pare sia all'interno di questi emendamenti, su argomenti preclusi da precedenti deliberazioni dell'Assemblea, e non mi pare che dalla deliberazione dell'Assemblea in questa legge sia precluso il fatto che la Corte Costituzionale possa intervenire, o estranei all'oggetto della discussione. E visto che si sta parlando di una valutazione della Corte sulla legge elettorale, mi pare invece che sia perfettamente inerente alla discussione. Io ritengo che la Presidente possa fare tutte le valutazioni che vuole sugli emendamenti, ma non si possa permettere di fare delle valutazioni preventive di costituzionalità. Perché noi con questo emendamento stiamo semplicemente chiedendo alla Corte Costituzionale di valutare la legge elettorale. Poi si può ritenere che questo emendamento non sia confacente alla Costituzione?
plausibile, ma lasciamolo dire alla Corte Costituzionale che non è il Parlamento italiano. Ammesso questo, allora è da valutare anche come si fa a valutare l'ammissibilità di una posizione di fiducia sulla legge elettorale, visto che il regolamento e la Costituzione lo vietano, o come in quest'Aula siano passati emendamenti che sono stati poi manifestatamente incostituzionali perché la Corte li ha bocciati, per esempio sull'Italicum, che di qui sono passati. Quindi se l'argomentazione è io l'emendamento non lo faccio passare, non lo rendi ammissibile, non lo faccio votare perché per me, Presidente, è incostituzionale, è una giustificazione che dalla Presidente non si può sentire e non si può accettare. Noi diciamo semplicemente questo, cioè dire, se l'emendamento è incostituzionale non è la Presidenza della Camera che deve valutarne la costituzionalità o meno, perché sennò doveva valutare l'incostituzionalità di tante altre norme, di tanti altri emendamenti che poi incostituzionali erano, così come doveva valutare l'opportunità di mettere la fiducia o meno sulla legge elettorale per ben due volte in questa legislatura. Quindi noi chiediamo semplicemente di votare l'emendamento, poi la maggioranza può accettare o non accettare di approvarlo, ma riteniamo che sia politicamente convincente dire, piuttosto che andare a votare con una legge incostituzionale come purtroppo è accaduto o come stava purtroppo per accadere con l'Italicum, facciamoli dare un'occhiata alla Corte Costituzionale per evitare l'ennesima figuraccia di questo Parlamento. Grazie Presidente.